I nuovi dati del Ministero della Salute riportano 5.456 nuovi contagi, in lieve calo rispetto all'ultimo dato di 5.724, a fronte però di quasi 30.000 tamponi in meno. A preoccupare l'aumento delle terapie intensive, più 30, ora sono 420, e in regime ordinario, più 183, ora sono 4.519 ricoverati. Registrati 26 decessi in 24 ore. Bene invece il numero di guariti, oggi sono stati 1.184. La regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia con 1.032, seguita dalla Campania con 633 e dalla Toscana con 517. Nel frattempo il governo stringe i tempi con la riunione tra il CTS e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo la nuova stretta prevista dal governo con il nuovo DPCM, tra l'ipotesi stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni e feste, più smart working e chiusura anticipata dei locali. La cabina di regia tra il governo, le regioni e gli enti locali dovrebbe tenersi domani sera, mentre l'approvazione del DPCM con le nuove restrizioni anti-Covid dovrebbe slittare a martedì. Per il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, intervenuto a mezz'ora in più, non è possibile un nuovo lockdown nazionale. Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown. Nel mondo i casi di coronavirus hanno superato quasi 37 milioni, con oltre 1.071.000 vittime, stando ai dati della Johns Hopkins University. Per l'OMS è il terzo giorno consecutivo di record di nuovi contagi. La pandemia corre sia in Europa che in Asia e negli Stati Uniti. In Gran Bretagna i medici inglesi parlano di punto di non ritorno e non si esclude un nuovo lockdown a livello nazionale. Continua ad aumentare il numero di casi giornalieri di Covid-19 anche in Francia, dove il tasso di positività, che solo due giorni prima era il 9,1%, è salito all'11%. L'India ha superato i 7 milioni di contagi, avvicinandosi sempre di più agli Stati Uniti, dove i positivi in totale sono oltre 7,67 milioni.